Federico Mataloni è il giovane portiere della Pistoiese, 21 anni, conta più di 40 presenze in Serie D. In questa categoria ha vestito le maglie del Grassina e della Lamezia Terme. Vanta anche un'esperienza al Siena in Serie C. È stato un momento abbastanza complicato perché appunto siamo arrivati qua in una situazione che non era facile, molti ragazzi nuovi, qualcuno fermo, qualcuno appunto che era in altre situazioni, però ora sono passate le prime settimane, abbiamo lavorato bene, ci siamo conosciuti tra di noi e quindi ora penso che appunto siamo pronti per fare delle buone prestazioni e sperare di portare i risultati a casa. Ecco. La scelta di Pistoia perché? Ma perché è una piazza sicuramente importante, è una piazza che è stata anche in categorie superiori e secondo me qualsiasi sia la situazione sono quelle piazze in cui fa sempre piacere giocare e cui ti senti sempre parte di qualcosa di importante appunto. Cosa è mancato a questa Pistoiese in queste partite difficili, diciamolo, perché comunque la Pistoiese ha affrontato squadre di alto livello? Ma sicuramente, sai, inizialmente bisognava trovare un po' la quadra, mentre nelle ultime partite, soprattutto appunto a San Marino e l'ultima di domenica scorsa, forse qualche disattenzione di troppo in cui appunto giocatori di esperienza che ci sono in questa categoria ti puniscono e bisognerà limare queste imperfezioni e basta, iniziare a fare punti, ecco. Adesso si va verso una striscia comunque con avversarie più abbordabili, più alla portata della Pistoiese, già a partire da domenica quando alla Marcello Melani arriverà la San Maurese. Sì, sicuramente, non è una partita che bisogna sottovalutare perché è vero che ora abbiamo avuto partite difficili, ma anche quella che ci aspetta non sarà una passeggiata assolutamente, quindi dovremo dare il massimo e lavorare bene in settimana come stiamo facendo e farci trovare pronti questa domenica. Come ti sei ambientato? Come ti sei trovato con il gruppo? Ma bene, bene, siamo appunto, inizialmente uno si deve conoscere l'un l'altro, ma siamo un bel gruppo, lavoriamo bene, c'è coesione negli obiettivi che vogliamo raggiungere, siamo tutti consapevoli di quello che dobbiamo fare per salvarci appunto.